c'è la runner tecnico della Nazionale Italiana di Schirolla, una gara bagnata ma comunque è andata veramente molto bene. Vincitori, una vittoria internazionale, che cosa dire dei tuoi ragazzi, che cosa dire di questa manifestazione? Beh, intanto sì, il meteo non ci ha aiutato, freddo, infatti siamo vestiti come in inverno, però ho visto sorrisi, erano tutti contenti, il percorso stupendo, 35 km, non è facile chiuderli con anche una strada importante come la Val Venosta, però diciamo gli atleti erano contentissimi, sono andati in mezzo alle case, in mezzo ai paesi, sulla ciclabile e anche i più piccoli, quelli che facevano diciamo le distanze minori, si sono divertiti, questo era l'obiettivo diciamo principale. Sì, la 35 a livello altissimo, ha vinto Christoffersen, ha dimostrato di essere veramente in forma e niente, anche nelle ragazze ho visto un bel livello. Per quanto riguarda anche i nostri della nazionale, sono difesi bene, non c'erano tutti per diversi motivi, però diciamo hanno fatto un bel veloce, quindi siamo contenti con 156 iscritti e anche la partecipazione del Comitato Alto Adige come prima gara del Sud Tirol Cup del circuito invernale. Questo è anche diciamo una dimostrazione di apertura allo Schirol e che diciamo anche la società inizia a piacere e a farlo. Macchina organizzativa della Val Venosta che non ha tradito nemmeno in questa occasione, rodati sull'inverno ma hanno dimostrato di saper far bene anche sull'asfalto. Sì, Gerald Burger insieme a tutti i suoi collaboratori diciamo è un organizzatore di eventi, è famoso anche per il Lago di Resia, la gara di atletica, la Ortel Marathon, i mountain bike e la Venosta, la gara di Gran Fondo Ski Classic d'invernale, quindi gli mancava lo Schirol e si era preso l'impegno quest'inverno, detto fatto, quindi complimenti.